Salve a tutti, eccoci qua con, con il primo episodio di Parasitive 2, un action RPG della Squaresoft uscito nel 99-2000. Cerchiamo di, insomma, rispolverare questo vecchio gioco. Cercando di non fare figuracce subito. Ok, new game. Questo è il seguito del primo Parasitive, che se non sbaglio non è mai uscito in Europa. Eh no, ecco. Abbiamo sparato al bersaglio sbagliato. Ecco. Vabbè, dai, abbiamo sbagliato. Ma allora basta così, dai, entriamo subito in azione. Ok. Allora, visuale in terza persona. Per fortuna lo stick analogico funziona. In alto c'è la barra con i punti vita e i punti magici. Il menu principale dove abbiamo, ecco, vediamo un po', l'arma in dotazione. Non ho un'altra arma, non ho munizioni, non ho un'altra armatura. Ok, questa è quella di base che abbiamo all'inizio. Non aggiunge punti vita, aggiunge 20 punti magici e gli attachments dovrebbero essere gli slot utilizzabili in combattimento. Ok, special features, fuoco rapido, tiro rapido. Ok, non abbiamo niente. Si inizia. Cosa c'è di qua? Gli NMC. NMC è l'abbreviazione di Neo Mitochondrion Creature. Creatura neo mitocondriale. Ok. Sono esseri generati da mutazioni.
Facciamo prima un giro da queste parti, il fuoristrada di Pierce. È il tipo di auto adatta a lui che ama l'aria aperta. Perfetto. Vediamo qua. C'è una bottiglia. Una boccetta. Prendiamo. Vediamo se c'è ancora qualcos'altro. Niente. Vediamo cosa abbiamo raccolto. No, questo usa. Boccetta, una boccetta. Sostanze nutritive, recupera molti HP. Recupera 150 HP, perfetto. Cominciamo a metterci l'arma, pistola. È meglio di questa, credo. Sì, manganello no, lasciamo stare. Carichiamola con le 9 mm BB. Va bene. Ah, queste sono le parassite energy, le mie magie. Abbiamo quattro tipi diversi di magie: di fuoco, vento, acqua, terra. Danno fisico. Proviamo. Recupera. Limita il danno fisico. Servono punti esperienza, però. Eccoli lì, non ce li ho. Le recupereremo dopo. Andiamo. Vediamo cosa abbiamo qua. La mia sedan. Devo prepararmi. Ok. Non indugiamo. Questo. Andiamo subito. Vabbè, un po' presto, ma salviamo. Ricominciamo da qua. Allora, parliamo con Pierce, così gli comunichiamo che siamo pronti. Pronti? Vai. Così sgommiamo via. Ecco. Spero non ci sia nessuno che attraversa. Ok. Settembre 2000, Acropolis Tower, Los Angeles. 8:56 del pomeriggio. Ecco. Perfetto. Ok, i capelli stanno bene, possiamo andare. La situazione è piuttosto grave. Questo sembra il sergente di Die Hard. È stato informato, ok. Speriamo ci dia una mano anche lui. Sarà grave, immagino. Brutta. La terrazza è stata invasa. È stato abbattuto un elicottero, per chi non l'avesse notato. Ok. Ci pensiamo noi. Dove l'esercito fallisce, Aia Brea vi stupisce. Vabbè.
Sempre dritto. Giovane. Mi legga la mano. Ok, possiamo passare? Avanti. Via, dritti all'ultimo piano. Attenzione, il pericolo è ovunque. Meno male che siamo arrivati noi, va? Allora, uscita, controlliamo. Controllo prima la terrazza. Ok, non scappiamo. Andiamo avanti. Dritti verso il pericolo. Situazione raccapricciante. I soldati. Già c'è un mostriciattolo che ci aspetta. Sentiamo un po' chi è, va? No, Acropolis Tower, prego, lasci un messaggio. Va bene, stiamo attenti e salviamo. Controlliamo un attimo qua. Gli agenti SWAT. Puzza di sangue e polvere da sparo. Mucchi di cadaveri. Speriamo di non fare la stessa fine qua. Vediamo cosa c'è qua. La mappa della terrazza. Bene. Meno male che non ci portiamo dietro tutto sto quadro di mappa. Perfetto. Così almeno abbiamo la mappa. Vediamo un attimino di controllare i cadaveri. Nessun segno di vita, purtroppo. Ricostituente, buono. Nessun segno di vita. Non c'è nient'altro. Scendiamo. Che c'è? C'è qualcosa sulla panchina. Vediamo. Cassa munizioni calibro 9, usate dallo SWAT. Ne prendo un po'. Munizioni limitate, buono. Memorizziamo. Quest'altro poveraccio qua si è dissanguato.
Vabbè, freghiamogli le pastiglie. Vediamo un po'. Ecco. Lo salviamo noi. Non si preoccupi. No. Scusi. Ma non saltare però, eh. Che sono una signorina. No, via, via, via. Ok, a terra, via. Esperienza, BP, MP. Perfetto. Vediamo se è ancora vivo. Niente da fare. Andiamo un po' di qua. È chiuso. C'è qualcuno dentro. Vediamo se c'è qualcos'altro. Accidenti, solo che qua è chiuso. Dobbiamo tornare indietro. Vediamo di qua. Non si apre. Bene. Torniamo ancora indietro. Perché c'era una porta vicino al telefono, mi pare. Controlliamo. Freeze. Ecco, lo sapevo. Li ho visti, sì. Ah, quella della caffetteria. Ok. Chiave della caffetteria. Lei rimane qua? Si sbrighi, va bene, non la disturbo più. Andiamo avanti. Vediamo come siamo messi a munizioni. 465. Beh, direi che sono più che sufficienti. Torniamo lì. Salviamo la ragazza. O almeno ci proviamo. La mappa, controlliamo un attimo. Sì, infatti mi dà come obiettivo la caffetteria e la direzione giusta. Si legge il giornale tranquilla. Ok.
Ma ecco. Sa che ha mangiato qualcosa che ha fatto male. No, stia lì. Io controllo un attimo il menu, di qua. Stia lì che controllo. No, 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 usiamo un po' di magia. No, facciamo un po' di girotondo, eh. Un po' di punti. Ricostituente 2, prendiamo. Questo è più grosso di quelli di prima, mi sembra. Possiamo andare avanti. È chiuso. E allora. Mai visto. Ha un apparecchio conficcato nella testa. Pezzo installato, prendiamo. No, eh. Ancora uno. La voglio anch'io quella pistola però, eh. Ok, ci pensi tu allora a questi? Io vado un attimo a chiamare. Ecco, l'agguato ovviamente. Stai lì. No, non ti avvicinare tu. No. Ricarica, ricarica. Magari un colpetto di magia glielo posso dare pure, no? Mi hai fatto sprecare magia e proiettili. Maledetto. Carica. Andati. Spray. Vediamo un attimo.
Oggetto di autodifesa usa e getta, causa paralisi al nemico. Ok. Vedremo più avanti di usarlo. Andiamo a chiamare il missile. Va bene, direi che per questo primo episodio può bastare. Alla prossima, ciao!